Il Vangelo del giorno è quello di Gesù che dice ai discepoli: lasciate che i bambini vengano a me. Messa delle 7 stamani a Santa Marta con alcuni sacerdoti e dipendenti vaticani. Partendo dalle letture, Papa Francesco mette in guardia dall'atteggiamento di quei cristiani che, anziché essere facilitatori della fede, si fanno controllori nella vita degli altri, e fa proprio alcuni esempi, come i segretari di una parrocchia che, di fronte a una coppia di fidanzati che chiede di sposarsi, anziché gioire con loro, elencano solo spese e certificati da preparare. Il santo popolo di Dio, ha detto il Papa, vuole avvicinarsi a Gesù trovando le porte aperte. Pensate a una ragazza madre che va in chiesa, va a parrocchia, il segretario voglio battezzare il bambino, e poi questo cristiano, questa cristiana dice: no, tu non puoi perché non sei sposata. Ma guardi, questa ragazza che ha avuto il coraggio di portare avanti la sua gravidanza e non rinviare il suo figlio al mittente, cosa trova? Una porta chiusa. Ma è così tanto. Questo non è un buon zelo, questo. Allontana dal Signore, non apre le porte. E così, quando noi siamo su questa strada, in questo atteggiamento, noi non facciamo bene alle persone, alla gente, al popolo di Dio. Ma Gesù ha istituito 7 sacramenti, e noi con questo atteggiamento ne istituiamo l'ottavo. Il sacramento della dogana pastorale.